Ciao Francesca, bentornato Giuseppe, ciao a tutti ciao. e benvenuti nello spazio di interviste dedicate agli speaker dei nostri The World Space, i meetup che organizzo per la Minds. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Enzo, ciao Giuseppe. E introduco io allora, Giuseppe è qui con noi oggi, Giuseppe Bonocore, Lead Solution Engineer, che sarà lo speaker eh, del mini corso eh, Quarkus in due puntate per il The Workspace. Space. Allora, come, come facciamo sempre, eh, anche se l'abbiamo già fatta, te la ripetiamo, però adesso vogliamo qualche curiosità in più. Eh, come iniziate a programmare e come è diventato il tuo lavoro? Quindi, se ce lo ricordi brevemente e eh, di aggiungere qualche curiosità o aneddoto, eh, eh, questa è una, do una domanda crudele da fare anche perché ho fatto il compleanno da poco e quindi così mi fai veramente sentire vecchio. Eh, allora, ho iniziato a programmare in turbo Pasca la scuola. Pensa, sai, la classica area del triangolo, queste cose, questi verdoni, insomma, ormai parecchi anni fa. È diventato il mio lavoro, diciamo che non è mai diventato il mio lavoro in un certo senso, nel senso che è sempre stata una cosa presente, ho fatto vari, ma alla fine ho fatto vari ruoli, quindi non mi identifico, cioè oggi non faccio lo sviluppatore, ma in generale non mi sono mai identificato solo con lo sviluppatore, sono un curioso, ho, ho seguito chiaramente progetti di sviluppo in varie vesti e la cosa più... dunque l'aneddoto che ti posso raccontare è che durante il mio attuale lavoro che mi occupo sostanzialmente di relazioni con i clienti per un'azienda che sì. fa uh, software cloud eh, abbiamo organizzato una, una fiera sostanzialmente la fiera più importante che noi facciamo in Italia e quindi beh, Enzo già io ovviamente tu lo conosci quest'aneddoto eh, tra le cose che mi sono state richieste di fare è stata quella di Animare una Lego City, quindi c'erano era, diversi casi di uso del nostro software e io dovevo dimostrare alcune cose con Lego, e quindi mi sono trovato a saldare componenti, sensori, a vedere queste macchinine che accendevano. Lucette, smuovevano no, quindi è stato assolutamente. Guarda, eh. è il kit che ho sempre voluto ricevere come regalo da bambino, non ho mai ricevuto la funzione, mi è fatto venire voglia di comprarmelo da grande. La cosa bella è che non era con un kit, ma ero io che armeggiavo questi saldatori con questi saldatori Quindi puoi immaginare mia moglie che entrava in stanza, e diceva, ma che stai facendo? No, no, lavoro, <ride> lavoro, preparo, preparo. <ride> quindi, questa è l'aneddoto più divertente, ma chiaramente te ne potrei citare diversi, diciamo. Penso che ne sono successe, dai. Assolutamente. E, um, dato che il tuo ruolo da eh, lead solution engineer è molto trasversale e ti permette di vedere e di avere a che fare con molteplici tecnologie, puoi dirci secondo te quali sono oggi i principali trend nel mondo tech e dev? Ma guarda, mi nonostante diciamo poi mi diverto a fare questi interventi però io mi sento molto noioso quando do questo tipo di risposte nel senso che ti dirò una cosa abbastanza banale e scontata ultimamente negli ultimi diciamo 3, 4, 6 mesi sto guardando molto la parte di AI generativa quindi intelligenza artificiale che non è un tema come dire prettamente di sviluppo anzi secondo me sono molto più avvantaggiate le persone magari che hanno un background di analisi, matematica, statistica quindi non io Uh, quindi, dicevo, non è prettamente una tematica diciamo di sviluppo, ma sicuramente una tematica tecnologica che ha, secondo me, ha e avrà tanti impatti sulla professione dello sviluppo. Non sono un catastrofista, nel senso che non okay. credo che, che come dire, ci rimpiazzeranno tutte le, le figuretti Anzi, penso che possa essere uno strumento che amplifica. Però, sono sicuramente molto curioso sia di capire un po' la tecnologia, per quello che appunto dicevo può capire uno che non è un matematico. Che anche di capirne soprattutto i su le sue applicazioni, che secondo me insomma è un po' una, una nuova rivoluzione. Mentre altre adesso non faccio nomi per non come dire poi beccarci gli insulti in chat, però diciamo, mentre altre <ride> tecnologie, Enzo sa a cosa mi riferisco, hanno avuto tanto hype, ma poi non si sono rivelate molto utili, questa, secondo me, sta avendo tanto hype e probabilmente c'è un bel po' di sostanza sotto, ecco. Guarda, mi riallaccio proprio ai trend tecnologici e quindi all'intelligenza artificiale e agli algoritmi generativi, con invece una domanda un po' trasversale, dico, dato che ci hai parlato la scorsa volta della tua passione per la scrittura e il public speaking, anche perché sì. sei stato tantissime volte speaker proprio dei workspace, quale pensi che sarà l'impatto proprio nel prossimo futuro di tecnologie come chat GPT e altre sulle attività di formazione e divulgazione, invece? ma allora come ti dicevo io in questo momento per quello che, ca che capisco di queste tecnologie per quello che ho capito e per quello che hanno espresso fino adesso che probabilmente non è neanche tutto eh, li vedo come degli strumenti come dei grandi amplificatori, no? sapete visto tutti hanno visto sicuramente i video de, de, delle ultime versioni dei software di eh, editing grafico no? E sono diventati potentissimi, tu puoi generare delle immagini di qualità anche decente facilmente completarle eccetera eccetera lo stesso vale per i copi, quindi appunto se dovessimo scrivere quattro righe di pubblicità per uh, farle già sui social per questo speech, chiaramente potremmo sicuramente prendere spunto. Quindi io li vedo come dei grandi amplificatori, cioè probabilmente noi continueremo a fare dei contenuti, ma magari avremo dei software che ci consentono di creare la, il lancio giusto per le piattaforme giuste, magari crearne 100 copie diverse leggermente ottimizzate per un certo tipo di ascoltatore piuttosto che un altro e diciamo ci daranno questa spinta qua poi ci saranno delle persone che prenderanno si faranno scrivere lo speech lo ripeteranno sì però secondo me diciamo qui poi è un po' dove si, si vedrà chi magari ha delle idee ha delle cose a dire e chi invece eh, diciamo fa fa tanti speech ma magari con meno sostanza no quindi io credo che se ci sono diciamo, delle persone e negli speech che, che si fanno su The World ce ne sono tante che hanno delle cose a dire che hanno delle idee interessanti ecco difficilmente verranno rimpiazzate anzi magari troveranno un, un eco, no? una cassa di risonanza in questo tipo di tecnologie. Certo. E senti un'altra cosa, sempre durante una delle insomma, la nostra ultima chiacchierata ci hai raccontato della pubblicazione del tuo libro, eh, Hanson Software Architecture with Java. Eh, oggi, a distanza di un po' di mesi, ti va di raccontarci come sta andando e quali sono i feedback dei tuoi lettori. Ma guarda, sta andando molto bene, nel senso che, che io, a me arrivano poi i report delle vendite. e Devo dire che non mi aspettavo che a distanza appunto di un anno dalla pubblicazione ancora c'è un, cer un certo tasso di, di crescita. Poi chiaramente le dinamiche editoriali sono varie, quindi dipende certo. se c'è un evento, piuttosto che no. Ci possono, possono essere influenzate, però sta andando molto bene. E come ci diciamo già l'altra volta, in realtà le, i feedback che ricevo da chi magari segue un mio speech o ha letto il mio libro. Sono poi in realtà la, la, come dire, il valore più grande, no? al di là di, di quello che può essere il riscontro materiale delle vendite del libro, proprio perché appunto sentire qualcuno che magari dall'altra parte del mondo ha letto il libro, ha trovato anche solo un'idea interessante, eh, diciamo, mi ripaga dello sforzo che c'è fatto. Detto questo, che, che ho fatto? Detto questo, eh, secondo me oggi è difficile, cioè anche da consumatore di prodotti, è difficile che tutto un prodotto magari sia applicato, quindi tutto un libro, tutto un videocorso sia magari applicabile dall'inizio alla fine, tendiamo ad avere una consultazione molto più a pezzi. Infatti, tutte le piattaforme, poi anche di pubblicazione, ti consentono magari di avere il libro in formato digitale, di leggere magari soltanto un estratto. Quindi, essendo eh, il lavoro che ho fatto molto vasto, comprendendo molte fasce, mi aspetto che magari molti dei miei lettori, in realtà diversi, me lo hanno detto, magari hanno trovato in quel particolare momento interesse per quella particolare sezione. E credo che. Sia, come dire, un, un modello che va sempre di più, questo molto verticale, molto di nicchia, specializzato, contenuti magari anche brevi, come non è il mio libro, che ahimè è grandissimo e che possono essere utili, utili in un pezzettino. In realtà è anche un po' l'idea che sta dietro il, i due interventi, i due mini corsi che, che organizziamo in questo caldissimo periodo dell'anno. Spero che chi ci veda registrati sia in un momento un po' più fresco infatti ora arriva la prossima domanda però ti do una notizia in anteprima c'è pure qualche affezionato membro della nostra community che proprio qualche giorno fa mi ha mandato una foto sotto un ombrellone con il tuo libro eh, perché l'ha ricevuto e quindi poi se mai la recuperiamo e la facciamo vedere fra due o tre giorni in diretta ok? sarebbe eh, favoloso eh, siamo arrivati diciamo alla quinta domanda che è quella appunto sulle anticipazioni sulla piccola spolerata senza esagerare sul tuo mini corso Quarku, su Quarkus in due puntate a chi si rivolge e senza svelarci troppo, anticipaci qualche piccolo contenuto. Ma allora, guarda, questa tecnologia di Quarkus è una cosa che un po' mi porto dietro da, da anni, ho già fatto diversi speech, però vedo che tutte le volte che poi se ne parla, in setup più o meno informali, vedo che richiede, che, come dire, richiama tanto interesse. Questo corso in particolare, visto anche il momento dell'anno in cui lo stiamo organizzando, è un po' uno starter, quindi è rivolto a quelli che magari in questi anni lo hanno visto di sfuggita, vogliono cominciarci a mettere le mani. Lo abbiamo strutturato in due puntate, la prima sarà un po' più introduttiva, quindi vedremo un po' i tool e i concetti che ci sono dietro alla tecnologia e nella seconda parte cercheremo di fare un po' di live coding, è una cosa che non faccio da un po' di tempo e quindi quel brivido di non far funzionare le cose al... in diretta. Durante... durante la diretta è sempre... È sempre un piacere. Eh, no, però scherzi a parte, appunto, diciamo che l'idea è di rivolgerlo a quelle persone eh, che magari non conoscono ancora, ancora Quark o addirittura vengono da altri linguaggi. Eh, mi ricordo che in una delle chiacchierate che abbiamo fatto con Enzo, preparando questo, questo meetup, penso che è una persona di estrazione molto PHP, che insomma è, sì. è una bella... siamo un, 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 un bel mix tutti e due, no? Perché io pure cerco di fare le cose in PHP. Mi eh. ha detto, ma, ma sto Quark, ma un po' tipo come Symfony? Ed effettivamente mi ha... Mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere tanto sul, sul fatto che in realtà noi l'abbiamo vista in una certa veste Quarkus, quindi l'abbiamo visto molto rivolto al discorso dell'efficienza dei microservizi, il che come dire rimane vero. però oggi che magari certi hype sono un po' sbiaditi, no? non c'è più tutta la corsa ai microservizi, l'ottimizzazione, eccetera, la produttività che ti dà un framework come Quarkus, che richiama un po' quella che ti dà un framework come Symfony in PHP, quindi il fatto che. Con dei comandi tu riesci a strutturare magari dei pezzi di applicazione a partire rapidamente a crearti un'interaiatura, effettivamente un, è una metafora che ci sta e che, che mi risuona. Quindi, diciamo, capire come creare applicazioni magari all'inizio basilari con pochi comandi che comunque seguono delle best practice con un framework come può essere Quarkus è un po' uno degli obiettivi di, di questo mini corso. Perché, Perché Giuseppe ha provato Symfony, no? Non convinto, ora Exacto. a me toccherà provare Quarkus, se mai in diretta <ride> E poi ogni tanto lo chiamo Enzo, Basto Sinfor, è una figata, ho fatto il sito, le cose, quattro click. ed effettivamente, no, stiamo un po', noi, come dire io e Enzo, alla fine facciamo entrambi dei lavori un po' diversi da quello dello sviluppatore, ma dentro siamo, ci divertiamo un cosa. sacco a fare queste cose. E rimanete sviluppatori inside alla fine, esatto, sì, no? sì, 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 sì. Ok, allora grazie mille, Giuseppe, per essere stato dei nostri e per il tempo della, per questa intervista. Diamo appuntamento a tutti al nostro prossimo meetup e con la prima puntata del mini corso Quarkus: introduzioni e novità della versione 3. Ricordo a tutti di iscrivervi ai nostri canali e soprattutto all'evento. Trovate tutti i riferimenti sul um, The Community Space e su www.dekworkspace.dev o alla sezione The Workspace su www.adocminds.com. Grazie a tutti, alla prossima! Ciao! Ciao ciao, ciao grazie ciao.